Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2. Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2. Buonasera a tutti, siamo in diretta per la puntata di Forza Nocerina. Solitamente siete abituati a vedere il buon vecchio Valerio D'Amico, però a causa dell'età che avanza sto lasciando spazio ai giovani. E un saluto alla mia co-conduttrice Alessia Orefice. Ciao Alessia. Buonasera a voi, iniziamo a presentare gli ospiti presenti questa sera in studio. Iniziamo da Lorenzo Orefice, giornalista di Atleta Magazine. Buonasera, buonasera a tutti. Proseguiamo con Francesco Ponticelli, collaboratore di ForzaNocerina.it. Grazie e buonasera a tutti i tifosi. Proseguiamo poi con Matteo Manzo, tifoso molto. Grazie dell'invito, è sempre un piacere. Ed infine questa sera si è raggiunto da Milano anche Luca Gambardella. Buonasera, sempre Forza Molossi. Ecco, un saluto a tutti i telespettatori da casa e a chi permette ai telespettatori da casa di seguirci, ovvero a Vincenzo Pedrosino in regia e anche questa sera a Valerio D'Amico, regista speciale. Prima di entrare nel vivo e di leggere il primo sondaggio di questa sera, un ringraziamento ai nostri sponsor Ottica Picella, Hotel San Giorgio, Bar Estasi e Enjoy Café che stasera ci ha permesso di registrare la puntata nel suo locale. Presentiamo la partita. Per quanto riguarda la partita di domani, sarà una partita, come ben sappiamo, a porte chiuse. La Romana è da inizio campionato che gioca a porte chiuse per decisione del Questura di Roma, e quindi quale migliore occasione per comprare la partita dai nostri canali e seguirla da lì. Inoltre ci sarà anche la radiocronaca sui nostri canali, condotta da Francesco Belsito e Nello Marmo, e ovviamente per chi vuole vedere direttamente la partita, come già ha detto Francesco, può acquistare la partita appunto cliccando sul link che è su tutte le nostre pagine. Insomma, ora entriamo nel vivo della trasmissione leggendo il sondaggio di questa sera. Quanto è stato decisivo il contributo di Mister Nappi nei 12 risultati utili consecutivi collezionati dalla Nocerina? Ecco, giriamo subito il sondaggio a Lorenzo. Beh, inevitabilmente nel calcio contano i numeri dicono che da quando è arrivato, insomma, a parte qualche partita steccata in un momento particolare in cui erano più quelli che stavano per partite che i calciatori che aveva a disposizione, ha inanellato una serie di risultati
Tra l'altro la Nocerina, se non vado errato, è l'unica squadra nel 2024, il nostro girone in battuta, ha segnato 21 gol e ne ha subiti 6, quindi inevitabilmente, insomma, a livello motivazionale, a livello anche tecnico-tattico, insomma, è diventata spesso e volentieri anche un piacere vederla giocare, quindi molto merito va a mister Nappi, una persona che sin da subito ha cercato di creare, trovando poi col tempo la simbiosi con la piazza e con il pubblico. Inevitabilmente io dico che una grossissima percentuale è merito di mister Nappi. Francesco, sei d'accordo alle parole di Lorenzo? Sì, sono d'accordo con Lorenzo, perché credo che il mister abbia inciso molto sulla testa e sulla mentalità dei calciatori, che si trovavano in un momento comunque difficile dopo l'esonero di mister Esposito. È subentrato mister Nappi, quindi la squadra dopo alcune partite purtroppo non giocate in maniera brillante aveva bisogno, ecco, di una spinta, e il mister è stato, credo, la marcia in più. Magari non è partito poi come abbiamo visto da gennaio in poi, però i meriti sicuramente sono gran parte suoi per tutti i risultati che abbiamo raggiunto in questo 2024. Ecco, prima di sentire l'opinione degli altri due ospiti studio, vediamo i nocerini cosa ne pensano. Il nostro Carlo D'Agosto è andato per le strade di Nocera a porre il sondaggio ai tifosi molossi. Che cosa pensano i tifosi della Nocerina di mister Marco Nappi? È questo che abbiamo chiesto ai tifosi intercettati per strada, soprattutto alla luce dei 12 risultati utili consecutivi, di cui ricordiamo 7 vittorie. Insomma, parola ai tifosi. Beh, penso che il contributo del mister sia stato molto fondamentale per la grinta che dà ai ragazzi, per il modo di come si pone verso i tifosi e tutto. È una persona grintosa che dà l'anima sia in panchina che verso noi tifosi, la squadra, verso tutti. Io mi ricordo che al principio non era ben visto, mi sembra una, due, tre partite, poi ha dato quell'impulso ai giocatori, anche se non sono tanto validi per questo girone qua, però tengono voglia di fare bene. Allora, Lappi, l'unica cosa c'è, cioè, che secondo il mio parere personale ha creato un gruppo, ed è la cosa più importante, è stata questa. Poi qualche, cioè, i giocatori si sono ritrovati, noi ci siamo ritrovati anche noi. Non sono un estimatore di Nappi, però diciamo la squadra gioca un po' meglio di come prima. Però non amo. 5 undicesimi nei titolari, c'è stato un cambiamento anche dal punto di vista del gioco, non solo dal punto di vista carismatico, e per questo io posso dire che l'apporto di Nappi è stato importante nei 12 risultati utili consecutivi, e speriamo possa. È un atteggiamento che ha seguito poi l'intera cittadinanza, si iniziano a riempire di nuovo lo stadio, e ha portato un entusiasmo che mancava forse almeno da un paio d'anni, e poi non è solo merito di mister Nappi, anche di questa società e degli stessi 11 titolari che sono sempre presenti ogni domenica. La squadra diciamo, mostra un grande carisma, una grande serietà, automaticamente ha cambiato il volto di una città, ed è questo. Ah, sicuramente per quanto riguarda la mia opinione è positiva. Penso che meglio di quello che ha fatto non poteva fare al momento, quindi secondo me posso. Grazie ai leader che sono rimasti, sembra un conte della Serie D, grinta da trasmettere agli allenatori, però dobbiamo dire pure che è stata rifondata tutta la squadra, anche perché l'anno scorso ha giocato tutto il girone di Titan. Per me il girone d'andata, la Nocerina non è esistita. Luca, sono tutti concordi sul fatto che Nappi sia un gran motivatore, abbia unito il gruppo. Tu, che sei fuori sede e vivi la Nocerina sicuramente in maniera diversa da noi, si percepisce anche da dietro lo schermo la passione e la grinta di mister Nappi? Sicuramente, come già è stato detto dai diversi intervistati, mister Nappi ha saputo toccare le corde giuste, ha portato un po' di aria fresca nello spogliatoio, qualche accorgimento tattico, questo è vero, seguendo le partite da lontano ovviamente, a volte vedendo la partita in diretta, a volte ascoltando la radiocronaca,
sicuramente si vede una differenza rispetto alle partite precedenti, prima dell'arrivo di Nappi. Quindi sì, penso abbia toccato le corde giuste, sì, e si vede un po' la differenza. Prima di porre la domanda a Matteo, ci scusiamo per dei problemi tecnici che ora sembrano essere risolti. Comunque fateci sapere nei commenti se avete dei problemi, se ci sono dei problemi. Matteo, secondo te in cosa è stato più bravo Nappi? Qual è stata la cosa che ha migliorato di più della Nocerina? Carisma, sono d'accordo con i tifosi Francesco, Lorenzo e Luca, sono d'accordissimo di quello che hanno detto. Se Nappi stava dall'inizio del campionato, non dico avevamo quasi stracciato il campionato, poco ci mancava. Alessia, leggi, nel frattempo sono arrivati tanti commenti da casa, iniziamo a leggerli. Sì, salutiamo tutti i tifosi che ci stanno seguendo e iniziamo con Antonio Di Stano, Nocerina miglior squadra di Serie D. Onofrio Visconti, Sera Molossi, vi auguro a tutti voi una buona Pasqua. Altrettanto anche a te Onofrio e a tutti i tifosi. Charlie D'Agosto, buonasera a tutti presenti in studio e sempre forza Molossi. Sempre. Edoardo Fiumara, grande merito al nostro mister. Salutiamo e auguriamo una veloce ripresa al nostro fotografo che purtroppo si è fatto male e quindi domani non sarà a Roma ma vedrà la partita da casa e soffrirà, immaginiamo quanto. Emilio Torre, ciao Charlie. Antonio Di Stano, Nappi ha coltivato il collettivo. Mario Gambardella, buonasera a tutti voi. Il più grande rammarico di aver regalato un girone d'andata che tutti sappiamo... Questo campionato è scarso, peccato, perché veramente potevamo vincerlo. Detto questo, Mister Nappi ha incanalato una serie di risultati positivi, creando un gruppo. Speriamo per un finale importante, secondo posto playoff e domanda di ripescaggio, forza Molossi. Proseguiamo con Andrea Polichetti. Buonasera ragazzi, Mister Nappi deve essere riconfermato perché è un grande motivatore e tiene il gruppo unito, che è la cosa fondamentale per poter avere una continuità di risultati. Un saluto a tutti e un abbraccio a Lorenzo, ci vediamo col Cassino, domani si riparte per la mia Nocera, forza Molossi. Ecco Lorenzo, prendendo spunto da questo commento, tu per la prossima stagione riconfermeresti Mister Nappi? Bisogna capire quali sono i programmi della società, è inutile che ci facciamo la testa prima del tempo. Inevitabilmente la Serie D è una cosa, la Lega Pro è un'altra. La Lega Pro, io non so se la seguite, io la seguo, insomma, giocano un calcio almeno due velocità più veloci rispetto alla Serie D. Per carità, dovessimo ripartire da questa categoria, non mi dispiacerebbe, insomma, con l'inserimento di qualche calciatore in più adatto e consono al metodo, insomma, dell'allenamento dei Nappi. Per il resto aspettiamo che succeda qualcosa di concreto, anche perché, insomma, voglio dire, non è ancora finita e non finirà fino a che la matematica non ci dirà il contrario. Proseguiamo con i commenti con Antonio Capaldo che ci scrive: programmare con Mister Nappi con o senza ripescaggio? Domani bisogna vincere. Emilio Battipaglia: ovviamente in questa serie di risultati positivi il mister ci ha messo il suo, come ad esempio spostare Grassa nella sua posizione ideale e cercare di dare una continuità di formazione, ma sottolineiamo anche che il mercato fatto a dicembre ha dato un grande contributo. Un saluto agli amici presenti in studio. Ugo Franco: un saluto al carissimo onorevole Cappello. Mario Gambardella: un saluto a Matteo. Salutiamo e ringraziamo sempre Edoardo Fiumara. Pasquale Pepe: buonasera a tutti, Mister Nappi è stato bravo a creare un bel gruppo e i risultati ora si vedono. Se vince il playoff facendo il secondo posto, merita la riconferma. Francesco, il problema del girone d'andata della Nocerina, a quanto pare per tutti, sembra essere stato il gruppo. Secondo te, oltre questo, invece, in cosa è stato bravo Mister Nappi a migliorare la Nocerina? E come diceva anche qualche amico a casa, il mister è stato comunque bravo a capire un attimo quale fosse il ruolo più adatto per alcuni giocatori, e con i cambi che poi ha effettuato partita dopo partita ha creato il gruppo che poi ha portato a tutti i risultati utili consecutivi che abbiamo conseguito. Quindi diciamo, in poco tempo, magari all'inizio quando è subentrato, era difficile far amalgamare un po' la squadra, capire quale tattica utilizzare,
però poi magari anche con la sosta di dicembre, con i cambi fatti per il mercato di riparazione, è riuscito a trovare una quadra e la squadra poi ha risposto sul campo. Ecco, a proposito di risultati, vediamo gli ultimi della giornata appena trascorsa. Sì, leggiamo i risultati del 28° turno. Flaminia Cavese 0-2, Atletico Uri Latte Dolce 2-0, Nuova Florida Budoni 0-0, Nocerina San Marzano 3-0, Ischia Romana 2-0, Gladiator Anzio 1-0, Sarabus Cinzia 1-1, Trastevere Cassino 1-0 e termina Ostia Mare Boreale 0-0. Leggiamo anche la classifica. Cavese in testa con 60 punti, Nocerina 50, Cassino, Ischia e Romana entrambe, tutte e tre con 48 punti, Sarabus 43, Ostia Mare 42, Cinzia 39, Flaminia 37. La parte sinistra della classifica vediamo schierato il San Marzano con 36 punti, Trastevere 34, Latte Dolce 31, Atletico Uri 30, Anzio 28, Gladiator 27, Nuova Florida 26 con i 6 punti di penalizzazione da inizio stagione, Budoni e Boreale terminano la classifica entrambe con 20 punti. Parte destra, scusate. Matteo, quella con San Marzano, per molti è sembrata un allenamento, una partita scontata, semplice, ma invece non era così. È stata brava la Nocerina, e che Nocerina hai visto e che prospettive hai per la prossima giornata? Ho visto un'ottima Nocerina, quella che si doveva vedere già, secondo me, con il Boreale non si è vista, abbiamo buttato due punti, con l'Anzio la stessa cosa, con la Cavese non siamo stati penalizzati dall'arbitro e da tutto il resto. Con il San Marzano abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo vinto una partita da veri molossi, da vera Nocerina e speriamo di continuare così. Allora, Lorenzo, tu che hai visto la partita dal campo, insomma, cosa ti ha stupito di più di questa Nocerina? Cosa, diciamo, è cambiato rispetto ai tre pareggi precedenti? La tranquillità, io ho visto una squadra serena, ho visto una squadra tranquilla che ha cominciato a macinare il gioco, lo ha fatto anche se chiaramente insomma, il gol all'inizio è stato importante, non ha mai patito assolutamente, insomma, questo è un altro aspetto importante, c'è stata meno confusione, meno voglia di buttarsi all'arrembaggio. L'ho detto anche nell'intervento precedente, oggi la Nocera gioca anche un buon calcio, è piacevole da vedersi, si gioca però probabilmente tutto quasi le due partite con due squadre che in questo momento la equivalgono e che quindi ci dovranno dire sicuramente insomma, di che passa è fatta. Ecco Luca, la giornata scorsa abbiamo visto dei scontri diretti importanti terminati a favore della Nocerina, Cassino ha perso a Trastevere, la Romana ha perso ad Ischia e quindi servirà una Nocerina ora che ha trovato la seconda posizione nuovamente serena e bisogna ripartire da qui. Sì, penso che la partita scorsa con la vittoria raggiunta può essere sicuramente un buon inizio, sicuramente darà quella carica giusta per la partita di domani. Speriamo che i giocatori entreranno in campo convinti e decisi, appunto proprio come è stato fatto con il San Marzano. Abbiamo visto una squadra convinta, decisa dall'inizio, che subito ha impostato il gioco. E penso che domani la ricetta giusta sia questa. Partire dall'inizio aggressivi, non subire il gioco di una squadra pericolosa come Romana. Sappiamo che ha anche un attaccante molto forte, Cali, che risulta essere il secondo capocannoniere dopo appunto Cardella, il nostro calciatore, il nostro bomber. Quindi speriamo bene per domani. Proseguiamo con i commenti con Domenico Barba che scrive: Molosso per la vita, Gisi Cambarau, Forza Nocerina sempre. Inoltre, Alfonso Celentano, Forza Molossi. Antonio Di Stano, Nappi allenatore di Serie C, Nocerina merita una serie superiore. Alfonso Celentano scrive: Nappi per il campionato che sta facendo e come sta gestendo la rosa deve essere confermato ed insieme a lui fare la squadra. Francesco, a te non l'ho chiesto,
Nocerina che riparte dalla Serie C o dalla Serie D deve continuare con Nappi o meno, secondo te? Secondo me è ancora presto per rispondere a questa domanda. E, bisogna prima terminare questo campionato, vedere come vanno le cose e poi penseremo a questo, perché va a finire che pensando già a cosa programmare, a come programmare il futuro, va a finire che ci dimentichiamo invece le restanti partite, così come magari abbiamo, come è successo ad agosto, che per pensare di vincere il campionato a tutti i costi ci siamo, tra virgolette, dimenticati di giocare le partite un po' volta per volta e affrontarle in maniera sicuramente diversa. Quindi secondo me è una domanda che adesso non riesco a rispondere, perché non riesco a pensarci, ecco, ci penserò più là. Matteo, Dorato, classe 2005, da poco in rosa in prima squadra, o meglio, ha affrontato un avversario non facile come Camarà, un avversario contro cui sarebbe andato in difficoltà chiunque probabilmente. Dorato se l'è cavata bene, e cosa ne pensi? Il mister ha detto che è il suo idolo. Per me è un ottimo giocatore come tutti gli altri che abbiamo in rosa. C'ha prospettive di miglioramento come Mariano e come altri under che abbiamo. A proposito di under, Nocerina flagellata dagli infortuni, però gli infortuni sembrano solo sugli under, insomma. Cosa, da quali under bisogna ripartire, Lorenzo? Io credo che un'altra delle peculiarità di Mister Nappi sicuramente è stata quella di carpire le qualità prima di Mariano e poi di Dorato. Questa è una fortuna per la Rosina, ma soprattutto una fortuna anche per questi ragazzi, che probabilmente con un altro allenatore avrebbero giocato chissà per quanto tempo con le giovanili e magari intrapreso una strada diversa. Per carità, non diventeranno probabilmente Cabrini e Gentile, però questi ragazzi hanno prospettiva, questi ragazzi sono utilissimi anche perché l'anno prossimo gli under, ricordiamo che da 4 scenderanno a 3, sono ragazzi con i quali tu puoi tranquillamente fare affidamento. Dorato è stato un ragazzo effettivamente che domenica mi ha lasciato in alcuni frangenti senza parole. È partito male, bisogna essere onesti, di fronte aveva un calciatore che fa la differenza, al quale è un carissimo amico dirigente, ho detto di prendere nota, perché questo è uno che fa la differenza ed è un ragazzo che è anche giovanissimo. Dorato veramente gli ha preso le misure, gli ha fatto 2-3 chiusure non indifferenti, e questo è quello che noi ci aspettiamo da questi ragazzi: cuore grinta e il battito del cuore molosso che spinge, li deve spingere a dare sempre il 110%. Prima di proiettarci, ecco, la gara di domani, leggiamo il commento di Antonio Della Porta, al quale facciamo rispondere tutti gli ospiti. Antonio ci chiede: che voto dareste alla stagione della Nocerina fino ad ora? Iniziamo da Luca. Allora, il voto che do alla Nocerina è un 8. Si potrebbe fare di più, si poteva fare di più già dall'inizio, purtroppo sappiamo com'è andata, però un 8 è pienamente meritato. Matteo, per te? 6.5. Perché sono stati parecchi sbagli, come sono stati parecchi sbagli da giugno. Chi voleva fare il dirigente volevano, si sono spacciati per direttori sportivi e così eccetera. Poi che sono tornati sulla terra, hanno capito che devono stare al posto loro. Ecco, ho fatto una media tra la prima parte di stagione e la seconda parte di stagione. Francesco e Lorenzo, per voi? No, vai, Francesco. Anche io farei una media tra prima parte, purtroppo negativa per noi, e una seconda parte ovviamente migliore. Io darei un 7.5, che non è un 8 pieno, perché purtroppo noi volevamo essere al primo posto, però non è neanche un voto basso, perché ovviamente da gennaio in poi è come se fosse iniziato un altro campionato. Lorenzo? Io sono una persona che ha una certa età, vede calcio insomma una certa da un po' di anni, e se non erro ogni squadra di calcio che si rispetti ha delle figure dirigenziali, ognuno si occupa di una cosa, è così che praticamente una sorta di piramide ti porta a fare a un gruppo squadra, a renderlo coeso, efficiente lavorativamente parlando. Questo è quello che è mancato inevitabilmente, non ci prendiamo in giro, lo sappiamo tutti. Abbiamo gestito la prima parte di stagione
ma non tanto per la mancanza del direttore sportivo per gli acquisti, quanto invece per la necessità che a volte questa figura professionale serve all'interno di uno spogliatoio. Non dirò mai il nome, ma un calciatore che poi è andato via mi disse: mi sembra praticamente la scena finale di Via col Vento, relativamente è un episodio, scherzi a parte, io voglio dire, bisogna ripartire fondamentalmente da questo. Io gli do un 7 perché comunque il primo anno in cui si sono cimentati veramente nella costruzione di una squadra, di una rosa importante, si sono affacciati per la prima volta in un campionato che nonostante sia dilettantistico, di dilettantistico a veramente poco, ecco, che adesso ognuno di loro prenda per buono quello che è capace di fare, lo metta al servizio della Nocerina, perché tutti passiamo, tutti, ma la maglia resta e quella non va offesa mai, assolutamente mai. Ecco, la domanda ci ha posto l'amico da casa e chiaramente anche per voi che ci state seguendo, rispondete, commentate che vi leggiamo tutti. Vai Alessia. Sì, proseguiamo con i commenti con Pasquale Pepe che scrive: in un paese serio la Cavese dovrebbe essere messa sotto inchiesta per tutti i favori arbitrali avuti e dall'inizio del campionato, che così al contrario a noi ci stanno ostacolando dall'inizio con arbitraggi assurdi. Bisognerebbe mettere in un video tutti i favori avuti dalla Cavese e tutti i torti che abbiamo subito noi. Forza Molossi sempre. Agostino Samantha, io mando un mega abbraccio a tutti e ringrazio tutta la famiglia di Forza Nocerina per il regalo, in particolare zio Ciccio, zio Valerio e zio Lorenzo. Scusate, anche il cuginone Vinci. Red Black Mimos invece scrive: complimenti al volto femminile della trasmissione, sempre impeccabile. Ci vogliono più Molossi nel mondo della Nocerina, sia in TV che allo stadio. Soprattutto in curva. Forza Molossi sempre. Salutiamo anche Prisco Sellitti che ci sta seguendo e Antonio Listano dà un voto alla Nocerina dando appunto il punteggio di 8. E ringraziamo Mimmo per il commento. E ringraziamo anche Mimmo per il commento, grazie, sì, scusami. Invece Emanuele Di Maio scrive: buonasera, secondo voi la Nocerina fa domanda per il ripescaggio? Non è ancora il caso di parlarne, andiamo al prossimo argomento della trasmissione. E abbiamo parlato di giocatori, ovviamente, di under, di over, e il nostro Carlo però è andato a fare una domanda specifica ai tutti i tifosi molossi delle due Nocera: qual è il miglior attaccante della storia della Nocerina? Vediamo i tifosi cosa ne pensano. L'attaccante Battaglia. Lorenzo Battaglia. Guarda, io dei ricordi invece da piccolini, Emanuele Cancellato, fuori la scuola. Delle donne? Emanuele Cancellato. L'attaccante? Non mi è piaciuto delle donne, quel poco che c'è stato. Attaccanti Matteo Pastore. Attaccante nel cuore felice Evaco. Attaccante, a me piace Evaco. Evaco, felicione. Merino. Ah, squadra della Serie B. Attaccante Evaco. Michael Negro. Cantante preferito? Cantante! Attaccante preferito! Lorenzo Iurni! Iurni! Evaco Battaglia, ti dico Evaco perché me lo ricordo di più. Felice Evaco, felice Evaco. Eccoci qua, se volete dirci anche il vostro cantante preferito di Sanremo di quest'anno, vi leggiamo. Chiaramente la domanda è rivolta anche a voi amici da casa che ci state seguendo. Nel frattempo che rispondete, passiamo il quesito ai nostri ospiti. Alla mia destra iniziamo da Lorenzo. Allora, dal mio punto di vista sono tre in ordine temporale. Stanislao Bozzi, assolutamente. Felice Vacuo, per quello che ha fatto con la maglia Nocerina, per il comportamento da uomo che ha avuto, ricordiamo tutti che cosa ha dovuto subire a Benevento per venirci a salutare. E poi non dimentichiamo Emanuele Cancellato. Emanuele Cancellato è stato uno di quei bomber ritornati a Nocera dove erano anni che non si vedevano così. Quindi la classifica è questa dal mio punto di vista: Bozzi, Evacuo e Cancellato.
Io dico Felice Vago. È quello che più mi ha impressionato rispetto a tutti gli altri che ho visto, sono più piccolo rispetto a Lorenzo, quindi non ho avuto il piacere e l'onore di vedere campioni come Bozza e Cancellato. Me ne parla papà spesso, però non avendoli mai visti non li posso giudicare. Invece Vago per me era una macchina, era un animale davvero. Ricordo il gol che fece di rovesciata in casa contro la Carrarese, era anche il giorno del mio compleanno, quindi lo ricordo con piacere. E il coro che si innalzava quando lui segnava, il boato che c'era a pronunciare il suo cognome dopo un gol, è uno dei ricordi più belli che ho. Una piccola correzione per Francesco, perché era il Pisa, non la Carrarese. E Matteo e Luca, per voi cambio un po' la domanda: qual è stato invece l'attaccante più decisivo nella storia della Nocerina? Rispondo prima io, Luca. Vai Matteo. E va con l'animale. Su questo concordo con Matteo, Vago è un animale, un coro che riecheggia ancora nelle nostre menti, per età soprattutto, perché poi ricordo anche qualcosa di battaglia, però avendo vissuto Evacuo, effettivamente Evacuo è stato uno degli attaccanti più decisivi. E ci voglio citare anche Merino per quel anno che è stato qui, dove anche lui ci ha deliziato con le sue giocate. Io sono la più piccola qui, quindi io ricordo poco e niente, quindi io ovviamente dico Lorenzo Liurni. Papà mi ha raccontato di Evacuo, ho iniziato a frequentare lo stadio quando c'era Evacuo, quindi ho dei ricordi vaghi, però ovviamente per quel che ricordo, ovviamente Evacuo è sopra tutti, però per quello che sto vivendo io adesso dico Lorenzo Liurni. Però è giusto che risponda anche lui, che ha qualche anno in più di me, non tanti però, qualche anno in più di me, quindi qualcosa in più se lo ricorda. Io ricordo certamente la scalata verso la Serie B e quindi non posso non citare Castaldo. A prescindere da come sia finita dopo, a prescindere dalle dichiarazioni che ci sono state dopo, Castaldo resterà per sempre nella storia rossonera. Piaccia o non piaccia, è così. È stato il capocannoniere di quella squadra, ci ha aiutato anche in Serie B, perché se non ricordo male superò le 10 reti stagionali, purtroppo non arrivammo alla salvezza, lo sappiamo tutti. Però secondo me è ingiusto non citare Gigi Castaldo. Leggiamo i commenti che stanno arrivando con Charlie D'Agosto, che scrive: il migliore purtroppo è Lorenzo Battaglia, Pasquale Pepe, Evacuo e Cancellato. Risponde anche Edoardo Fiumara: Evacuo. Antonio Di Stano: il migliore Bozzi. Maria Scarpa: buonasera, senza dubbio Evacuo come calciatore e come persona. Nicola Bellini: credo che uno dei migliori attaccanti che ha avuto la Nocerina è Lorenzo il Magnifico. Pasquale Pepe: il migliore fantasista a Battaglia. Salvatore Pessolano: attaccante Evacuo e Coppola, attaccante anni 80, capocannoniere Bocchino, goleador della B di Catanzaro. Giuseppe Gaito: Cancellato. Federico Rinardi: il migliore Evacuo. Emilio Battipaglia: tralasciando l'aspetto umano, credo che non si possa non menzionare Castaldo, giocatore forte, forte, forte. D'accordo con Emilio, praticamente dato la mia stessa risposta. Lorenzo, vorrei chiedere anche a te, tu che hai più memoria storica, l'attaccante più decisivo della storia a tuo parere. Decisivo, inevitabilmente, insomma, l'ho detto prima, il numero uno, Bozzi nell'anno nella scalata per la Serie B del 77-78, si è praticamente messo sulle spalle una squadra, un calciatore dal punto di vista tecnico eccellente, insomma un ragazzo che era, non arrivava al 1,80 m, che saltava 1 metro da terra per i colpi di testa, rovesciate, dribbling, forza fisica, forza mentale. La differenza con tanti di quelli che abbiamo nominato è che prima questi calciatori erano uomini prima di essere calciatori. Io non ho nominato e non lo nomino perché praticamente prima di essere calciatore devi essere uomo. Se sei un ominicchio è inevitabile che praticamente nella scala gerarchica, come me, di chi ama la maglia, non puoi starci dentro. Io ho esultato, insomma, a Pisa praticamente mi hanno scassato la macchina, mi hanno sfondato la macchina, insomma, e pensate che quella partita che noi abbiamo pareggiato 1-1, io ero tornato praticamente alle 2 di notte dalle vacanze, ci mettemmo in macchina alle 6 del mattino per andare là. Chiudo, prima di giudicare un calciatore giudico l'uomo. Di tutti quelli che abbiamo inevitabilmente nominato, perché anche se Battaglia non è un calciatore, non è un attaccante vero, ci sono Stanislao Bozzi e Felice Vago.
perché anche cancellato a Nocera ha avuto delle piccole macchie e, come qualcuno ricorda, è dovuto scappare di notte, insomma, questa è una leggenda, non so se è vero. Quindi prima l'uomo e poi il calciatore, per me rimangono Bozzi e Felice Vago, assolutamente. Nel frattempo da casa Vincenzo Leone ci dice che il migliore è Lorenzo Battaglia, Saverio Attanasio invece il migliore Vago, il più decisivo in maniera positiva cancellato, il più decisivo in negativo Battaglia. Mariano De Santis ci sta guardando, lo salutiamo. Per Nicola Bellino, attaccante decisivo, come si fa a non menzionare Peppone delle Donne? Maria Scarpa invece ci dice Bozzi, Garlini, Spada, la storia che mi raccontava nonno. Pietro Milite cambia argomento, invece dice parliamo troppo di Cavese, del suo campionato anomalo e del nostro diventato ancora più anomalo per come sta finendo. Purtroppo la salvezza per la società del nostro territorio sono proprio queste promozioni lampo per arrivare a una doppia promozione in cadetteria, per avere un bonus paracadute, per sanare i bilanci. Questo non vale solo per la Cavese, Nocerina, ma per tutte le società. Sicuramente sappiamo che il calcio per imprenditori calcistici di prima fascia in termini di solidità economica inizia proprio dalla Lega Pro in poi, al di là del numero dei tifosi. Ma vi siete mai chiesti quanti soldi arrivano per il premio promozione della Lega Pro e Serie B? Intanto vi chiedo sempre di rammentare i lavori allo stadio. Per quanto riguarda il calciatore che ricordo, la mia Caputo, Torchia e Battaglia. Proseguiamo con gli altri commenti che stanno arrivando. Mariano De Santis, un saluto a tutti, in particolare a Lorenzo. Ciao Mariano. Vai. No, io l'ho salutato, mio fratello Mariano, un abbraccio grande e ci vediamo presto, insomma, mi devi insegnare o quantomeno aiutare a capire come si fa a sfilare un pesce. Sei bravissimo, devo imparare, assolutamente. Proseguiamo con Salvatore Pessolano. Non dimentichiamo Giovanni Cavallaro, il calciatore con più gare attive nella storia. Non ricordo i gol fatti. Francesco, tu lo ricordi bene Giovanni Cavallaro? Come mai non l'hai menzionato? Perché per me, diciamo, Cavallaro non che sia più trequartista, rientra nel parco attaccante, però se tu mi parli di attaccante, a me il primo nome che viene in mente è Vago, il numero 9. Quindi se tu mi dici attaccante, ti rispondo con il numero 9, perciò ti ho risposto Vago. Cavallaro è stato il primo capitano che ho visto allo stadio, quindi io un po' sono cresciuto con lui, però se ti devo dire che il nome di un attaccante non ti dico lui. Nessuno ha parlato di Maletic comunque. Maletic tra i commenti e tra i ospiti. Chiaramente sto scherzando. Sono arrivati altri commenti nel sì, frattempo. Allora Red Black Mimos scrive: per la mia era solo due uomini, Felice Vacuo e come uomo in Totò Andrea Vallanc, unico vero capitano. Poi vabbè, lo stesso commento, se scende gentilmente, grazie. Ricordo con tanta ammirazione Mainardi, alto e tecnicamente forte. Ok, allora direi di lasciare questo capitolo e di aprirne uno nuovo, perché domani ci sarà una partita da giocare contro la Romana. Partita che... Scusami. Vai, dimmi. Vai. Un nanetto su Mainardi. Contro il Siracusa in casa, provo a fare una rovesciata, la palla è arrivata sul tetto dell'ospedale, ma nel frattempo lui si ruppe la spalla. Una scena talmente comica, io non so se tu la ricordi Valerio, ma fu una scena, era da solo una palla bellissima che arrivava praticamente dal fondo, coordinazione perfetta, c'era anche un po' di vento, la palla passa, la prende in pieno e arriva sull'ospedale, non riesce a mettere le mani. Noi all'epoca, io frequentavo la curva, si sentì l'urlo di dolore di questo ragazzo che stette poi veramente penso quasi due mesi per rimettersi da quell'infortunio. Mainardi mi è venuto in mente e me l'hanno ricordato, io particolarmente lo ricordo per quell'episodio, perché di gol a Nocera ne ha fatti pochi, a dire la verità. Che anno era Lorenzo? Non lo so, non mi ricordo, era comunque sicuramente all'albore degli anni 90, in grosso modo era quello il periodo 92, insomma, non vorrei sbagliare, ma erano tempi in cui insomma tenevo ancora i capelli, insomma 20 kg in meno. Lorenzo ci ha raccontato un episodio molto da Nocerino, uno va per fare una rovesciata, cade e si infortuna gravemente, diciamo che la sfortuna ci segue da un po'.
Nel frattempo ricordo i nostri sponsor, li salutiamo, Ottica Picella, li salutiamo e li ringraziamo, Ottica Picella, Bar Estasi, Hotel San Giorgio e Enjoy Café. Domani, per parlare della partita di domani, per introdurre la partita di domani, sarà a porte chiuse, la Romana è da inizio il campionato che gioca a porte chiuse, e quindi quale occasione migliore per ascoltare la telecronaca del nostro Ciccio Cuomo. Link che lo trovate sui nostri canali Facebook, Instagram e sul nostro sito internet. Romana che in realtà è una squadra che fino, per dare giusto qualche numero, fino all'anno scorso non esisteva, diciamo che nasce dalle ceneri del Lupo Frascati, che l'anno scorso ha terminato in quinta posizione alle spalle proprio dell'Arzachena di Mister Nappi. Da neopromossa ha disputato i playoff, che ha perso contro la Paganese per 3-2, e quindi il presidente del Lupo Frascati, Manzo, ha deciso di andare altrove, visto che non c'era feeling con il tessuto sociale e imprenditoriale di Frascati. È investito proprio in una società privata che è l'Academy Sport Center, che tra l'altro dà anche il nome allo stadio della Romana. Centro sportivo. Al centro sportivo, sì. E da qui quindi nasce la Romana, che poi avrebbe dovuto mantenere in realtà lo stemma del Frascati, però cambia, è cambiato. A proposito di stadio, la Questura di Roma ha imposto il divieto di svolgere le gare in presenza di pubblico, ed è questo il motivo per cui la Romana è da inizio campionato che gioca a porte chiuse praticamente. Francesco Ponticelli, tu che sei, io ti ho ribattezzato l'ultras del Tatan, seconda partita senza tifosi per la Nocerina, vogliamo contare anche quella di Anzio, terza, perché è stato disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia di Salerno, quanto può incidere? Purtroppo è sempre brutto quando ci sono queste partite da disputare a porte chiuse. Sembra quasi che ci siamo abituati, purtroppo negli ultimi anni siamo sempre davanti a casi simili, a casi del genere. Purtroppo la Serie D è chiamata dilettantissima proprio per questo, perché purtroppo ci sono squadre che non hanno le giuste attrezzature, le giuste strutture per ospitare anche partite di livello e di cartello. Ecco, è un peccato, credo, anche per loro giocare tutto l'intero campionato a porte chiuse. È un peccato per noi tifosi ovviamente non poter andare in trasferta, perché l'apporto di noi tifosi credo sia sempre fondamentale in ogni partita. Luca, tu che sei fuori sede, lo ripetiamo, vivi in provincia di Milano, quanto ti avrebbe fatto piacere seguire la squadra in quel di Roma? È un aspetto da considerare anche questo, la possibilità dei fuori sede che magari sotto le feste scendono e non hanno possibilità di guardare la Nocerina. Sì, è vero, per tanti come me che purtroppo per lavoro o per altre ragioni vivono fuori, avere la possibilità di poter seguire la propria benamata in trasferta sarebbe sempre un piacere. Purtroppo quest'anno abbiamo visto che non è stato così, spesso ci sono state vietate le trasferte, spesso per motivi appunto di mancanza di strutture, a volte per restrizioni da parte delle forze armate. E quindi siamo abituati a seguirlo da lontano. Noi ovviamente sempre per la maglia sosteniamo anche da lontano, ci facciamo sentire, poi siamo la Nocerina, anche se devo ammettere una cosa, ho notato diverse volte che quelle partite in cui il pubblico non era presente sugli spalti, a volte la Nocerina ha dato anche il meglio di sé, forse non subendo quella pressione che a volte si può sentire in casa, come per esempio quello che ricordo io, la partita in casa con la Cavese, dove all'inizio la Nocerina sembrava più impacciata, più sulle gambe. Dopo poi invece si è aperta, aveva giocato una grande partita, poi sappiamo qual è il risultato. Però invece a volte vediamo che in trasferta è una squadra che non sente la pressione, e questo giova appunto alla nostra squadra, quindi speriamo sia così anche domani, e forza Molossi sempre. Io sono uno a cui piace leggere le statistiche, sono un po' malato di statistiche, ho letto che il nostro girone è quello che disputa più partite, o che ha disputato finora più partite a porte chiuse, quindi diciamo che per quest'anno eravamo stati fortunati perché le trasferte erano più vicine, però in realtà siamo stati sfortunati perché sono state per la maggior parte tutte a porte chiuse. Ora andiamo a leggere quello che è il prossimo turno. Prego. Sì, allora, 29esima giornata,
Vediamo, Boreale Sarrabus, Atletico Uri Trastevere, Latte Docce Gladiator, San Marzano Nuova Florida, Cavese Budoni, Cinzia Albalonga Ischia, Anzio Flaminia, Romana Nocerina e Cassino Stiamare. Faccio io una domanda, vediamo magari con Ponticelli qual è la, diciamo, la gara che è più, diciamo, potrebbe giocare, ecco, che la Nocerina guarderà con più attenzione, ecco, possiamo dire così. Guardiamo prima la nostra e poi penseremo alle altre. Sicuramente credo che comunque un occhio a Cavese Budoni in un modo o nell'altro andrà, però a livello di scontri credo che noi in questo momento, oltre noi stessi, ci interessa capire anche il Cassino cosa farà, quindi secondo me Cassino Stiamare sarà la partita a cui noi daremo uno sguardo, però pensiamo prima a noi, ripeto. Matteo, Cassino Ostiamare, Cinzia Albalonga Ischia e Romana Nocerina, tre partite, tre scontri diretti. La Nocerina ha il vantaggio di soli due punti, una Nocerina che può giocare anche per il pareggio in vista appunto di questi altri scontri diretti, e quindi qualcuno sicuro perderà punti, o si gioca sempre per vincere? Come ha detto Francesco, noi guardiamo in casa nostra, vinciamo questo scontro diretto e poi ci devono guardare da... ci devono guardare a noi, ci devono fare un baffo. Lorenzo, tu cosa ne pensi? Più che guardare Romana e Cassino, io guarderei l'Ischia, che in questo momento è assolutamente la squadra più in forma, la squadra che sta esprimendo il miglior calcio, ha un'ottima coralità, ha un ottimo pubblico, non dimentichiamo che sono andati quasi 1000 a Cava a seguire la squadra, ed è un'isola, non è facile. Al di là di questo, ripeto, è quella che sta esprimendo il miglior calcio secondo me insieme alla Nocerina in questo momento. Occhio all'Ischia perché non è finita ancora. Io concordo con Lorenzo perché ho visto la partita contro la Romana e ha fatto veramente un'ottima partita l'Ischia. Se il primo tempo fosse finito 3-4-0 non avrebbe rubato assolutamente nulla. Stavo guardando le ultime partite, praticamente sono 7 le vittorie e 3 pareggi nelle ultime 10 partite, quindi è un trend sicuramente molto positivo. A proposito di trend molto positivo, la Romana non è partita bene, navigava nelle zone molto basse della classifica, poi c'è stato un cambio in panchina, è arrivato Mister D'Antoni che ha iniziato a macinare vittorie su vittorie, compresa quella contro la Nocerina qui in casa, è finita per 0-1. Da quando è arrivato D'Antoni sono state 12 le vittorie, 6 pareggi e solamente 2 le sconfitte, di cui solamente una in casa contro il Cassino, nello scontro diretto contro il Cassino, e l'altra sconfitta è arrivata proprio ai danni dell'Ischia. Luca, che avversario ti aspetti? Domani mi aspetto una squadra ostica soprattutto, loro giocheranno per fare punti, hanno bisogno di vincere questo scontro diretto se vogliono dire la loro in questa fase finale del campionato, appunto anche loro abbiamo visto stanno lottando per i playoff come noi, si sono imposti su diversi campi anche in trasferta, è una squadra che può dare fastidio e sicuramente domani faranno di tutto per poterci mettere un bastone tra le gambe, perciò dicevo prima la Nocerina secondo me dovrà scendere dall'inizio in campo battagliando e dando guerra fino al 90° minuto, appunto perché questa squadra non ci regalerà niente domani. Prima di diciamo sentire l'intervista di Mister Nappi fatta questa mattina prima della partenza, una domanda per Lorenzo. Allora, la Nocerina, come abbiamo visto, tu specialmente, non ha mai vinto contro le prime. Può domani gravare, diciamo, in qualche modo a livello psicologico non aver mai vinto contro le prime? No, perché in un ottimo momento, insomma, noi ci siamo un po' sbarriti per quelle tre partite, anche se quei tre pareggi sono arrivati in modo diverso l'uno dall'altro. Credo invece che la consapevolezza che stia acquisendo, la partita col San Marzano, che tutti hanno detto ma il San Marzano è scarso, il San Marzano non è scarso, il San Marzano è venuto a Nocera con diverse defezioni ma non è scarso affatto, io credo che possa aver aumentato l'autostima di un gruppo. Ma sono d'accordo con Luca, bisogna scendere con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime trasferte che abbiamo fatto, perché partire molli significa poi spesso non avere la forza di recuperare. Invece bisogna scendere con il coltello tra i denti, giocarsela, poi vinci, perdi, pareggi, insomma è un altro discorso. È l'atteggiamento che poi è la cosa fondamentale, che è quella che chiede sempre Mister Nappi.
Credo invece, ripeto, che domani sia una partita che contro una squadra che gioca un bel calcio, gioca veramente un bel calcio e piacevole da vedere, ma che ha i suoi lati negativi, ha i suoi punti deboli, che credo sicuramente Mr. Nappi sia andato a vedere. Ecco, a proposito della partita di domani, andiamo a vedere i convocati di Mr. Nappi. Sì, portieri Fantoni, Pellegrino Luigi e Venturini, difensori Dorato, Esposito, Garofalo, Mariano, Mazzei, Petti e Pinna, centrocampisti Carotenuto, Citarella, Maimone, Rossi e Toninetti, come attaccanti invece Cardella, il ritorno di Cataleta dopo 4 giornate di squalifica, Gaetani, Guida, Liurni e Maccari. Matteo, Cataleta è spesso, in realtà fino all'inizio del girone d'andata, è stato il miglior under, un po' d'avviso di tutti. Secondo te può essere un'arma in più nella partita di domani? No, secondo me è importante che vinceranno Cerina, chi... Posto. Risposta secca di Matteo. Luca, tu cosa ne pensi? Sicuramente potrà essere una freccia in più nel nostro arco. Ricordiamo che a volte abbiamo avuto problemi di mancanza proprio di giocatori, di cambi, di ricambi, soprattutto dalla panchina. Come vediamo, le partite di Serie D a volte si combattono in 90 minuti e a volte manca quella freschezza, manca quel cambio che può dare una spinta in più. Sicuramente Cataleta ha dimostrato nella prima parte di campionato delle belle qualità. Ricordo ancora il gol contro la Gladiator segnato in trasferta, uno dei più belli gol che ho visto in questa stagione della Nocerina. Fece veramente una grande azione. Mi aspetto sicuramente da lui qualche altro gol, perché si è messo in mostra abbastanza bene. Non so se arriverà domani, me lo auguro, spero per lui. E sicuramente, ti ripeto, è un'arma in più, quindi meglio avere qualche under in più e non averne in meno, come è capitato spesso durante questo campionato. Come avete potuto vedere, manca dai convocati Crasta, non dovrebbe essere nulla di grave, col Cassino dovrebbe già tornare fra i convocati. Crasta, che da quando è stato spostato difensore centrale, che è il suo ruolo naturale, lo ricordiamo, ha cambiato volto praticamente, ha sfornato delle prestazioni importanti. Francesco, come si sostituisce Crasta domani? Vedremo il mister come deciderà di sostituirlo, però secondo me lui è stato uno dei migliori in campo da quando ha cambiato ruolo da gennaio in poi, quindi credo sia una perdita importante, però speriamo che riusciremo a sostituirlo in maniera giusta. Lorenzo, tu se ti mettessi nei panni di Mr. Knapp sicuramente non ti andrebbero, però come sostituiresti Crasta? Ti giochi una partita importante, Mariano Dorato da una parte e poi Bernardo Esposi dall'altra, la coppia di centrali anziani over come preferite. Questo è il pensiero di un boomer, come mi chiamate voi boomer a me? Probabilmente l'allenatore invece insomma ha un'idea diversa, però credo che fondamentalmente per tenere dentro il numero di under, insomma, questa possa essere, a meno che non ci siano altre soluzioni che al momento mi sembrano strane. Su Cataleta giusto un cappello e una chiosa, è indietro di condizione, è un ragazzo che ha bisogno di trovare il ritmo partita, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Insomma, quella rincorsa al guardialini, all'arbitro, vedete che cosa gli è costato, un ragazzo che poteva oggi essere veramente utile, al momento lo è ma solo parzialmente, è un ragazzo che tecnicamente insomma ha delle qualità indubbie, che spero anche lui possa continuare a mettere in mostra da qua alla fine e magari, perché no, anche l'anno prossimo. Sì, aggiungo che poi veniva anche da un infortunio abbastanza importante, quindi è stato fermo e diciamo che queste 4 giornate non è che abbia aiutato in questo senso. Il buon Valerio D'Amico oggi ha fatto notare a Mr. Nappi che quando Pinna ha giocato difensore centrale Nocini non è andata in gol. La spinta di Pinna è così importante, Lorenzo? Assolutamente sì, perché io paragono Pinna ad Agostino Garofalo, sono quei calciatori che hanno quel quid in più, che arrivati sulla tre quarti praticamente sono capaci di creare scompiglio anche con una palla liftata, con una palla tagliata,
Poi non ci dimentichiamo che comunque insomma è un calciatore che nasce di spinta anche se ha fatto il centrale. E poi è sempre una questione di vedere come vuoi impostare le partite, perché se domani vuoi giocare per vincere, allora Pina non lo devi muovere assolutamente di là e devi trovare un'altra soluzione. Se invece poi col pensiero credi che la partita la puoi vincere o la puoi giocare in un altro modo, allora prendi un'altra soluzione. Pina inevitabilmente, ottima l'osservazione, da quando ha giocato centrale non abbiamo mai fatto gol, quindi questo è tutto di... Però noi siamo qua che chiacchieriamo, insomma mister Nappi sono già 4 giorni e 4 notti che non dorme per trovare la soluzione ideale e sono convinto che domani saprà che cosa tirar fuori il meglio dei suoi ragazzi per un'altra grande prestazione. Intanto da casa arriva un commento per Luca Gambardello, opinionista pronto per la Nocerina in Champions. Un sogno. Ringrazio. L'amico Andrea che mi segue dalla Svizzera, in verità lui è un mio collega a scuola, quindi lo saluto caramente. Io saluto anche la mia fidanzata, io ho visto che ha commentato, ciao amore, grazie per seguire la trasmissione anche se non ti interessa niente. Francesco Ponticelli, tu sei un fan, un adulatore di Agostino Garofalo, secondo te una mano... da lui, anzi un piede da lui in una partita importante come quella di domani, un piede esperto come il suo potrebbe dare una mano? Penso che calciatori come Agostino possano sempre servire e quindi quando li metti in campo credo che diano sempre una mano, perciò come diceva Lorenzo, per me anche Pinna è come Garofalo, quindi sono due giocatori che sanno cosa fare, sanno come muoversi in campo e sanno anche buttare in mezzo palloni importanti, quindi speriamo che possano essere decisivi per noi domani. Perdonami, noi dobbiamo dire anche un altro, cioè guardare, noi che siamo dentro, diciamo, se l'ho detto, guardiamo anche altri aspetti. Agostino è un uomo squadra, un uomo spogliatoio, è un uomo che a detta di Nappi è lì che sta dando una mano con i ragazzi e anche con quelli meno giovani. Quindi sono quei calciatori che tu ti ritrovi per tutte le occasioni, per tutte le occorrenze. Non a caso viene fuori da un calciatore che ha calcato i campi di un certo livello e ha giocato partite di un certo prestigio. Quindi voglio dire, sono quei calciatori che in mezzo al campo ti fanno la differenza. Certo, Agostino ha anche quasi 40 anni, però ripeto, è uno che sta dando tanto anche giocando poco, ecco, mettiamola così. Ed è una cosa importante, perché è veramente un ragazzo che merita tanto. Proseguiamo con i commenti, due domande che giro direttamente a Lorenzo. Felice senatore, secondo voi la Romana vuole lottare per i playoff a quale scopo? Senza stadio e senza possibilità di ripescaggio. Sicuramente giocheremo per l'orgoglio, giocano contro la Nocerina. Giocheranno, immagino, per l'orgoglio per giocare contro la Nocerina. E poi, ne approfitto così, facciamo due cose in una, Gabriele Strumo li chiede a Lorenzo... Cosa ne pensa della figura di un DS e il nuovo mancante in società? Non sarebbe opportuno averla già per programmare la stagione che verrà? Su questa domanda non mi esprimo perché ne abbiamo parlato tanto, insomma lasciamo lavorare la società. Per quanto riguarda la Romana, io ho anche scritto un pezzo, ho detto che è chiaro il prestigio di arrivare secondi in un campionato con una squadra che dopo 7 giornate era praticamente retrocessa quasi in eccellenza. È normale che tutti vogliono giocare bene, ma non solo con la Nocerina. Perché comunque per loro, che credo sia la massima aspirazione di questo tipo di campionato, nel palmarès da qua a qualche anno vedere che hanno fatto il secondo posto con alle spalle Nocerina, Castini, eccetera, possa essere un vanto, un orgoglio. Perché poi per il resto insomma, possono giocare veramente in un campo a sgusciare noccioline, perché lo stadio di domani, il campo veramente di domani, io ho visto alcuni filmati, è veramente insomma, non vergognoso ma di più. Proseguiamo ancora con i commenti con Gabriel Battipaglia. Buonasera a tutti, chiunque scende in campo domani deve sapere che c'è un solo obiettivo, vincere. Forza Molossi sempre. Red Black Mimmos invece scrive, da come ha parlato Nappi si è capito che Pinna giocherà centrale ed Esposito in fascia. Anche Davide De Prisco dice, è inevitabile Pinna centrale in assenza di Crasta. Per questo motivo penso sia arrivato il momento di sentire l'intervista di Mr. Nappi, così poi dopo la possiamo commentare insieme. Io volevo solo aggiungere una cosa, perché ho letto un commento che diceva dove vuole andare la Romana senza tifosi. Ci sono tante squadre che non hanno tifo organizzato, mi viene in mente il Monterosi che qualche anno fa ha vinto proprio questo girone, mi viene in mente la Feralpi Salò in Serie B, il Sud Tirol in Serie B, quindi il tifo c'entra poco. Oggigiorno purtroppo
o per fortuna è la cosa più importante, il lato economico. Mister Nappi, alla vigilia di Romana Nocerina, la prima di tre sfide decisive per la griglia playoff, come ci arriva la sua squadra? Bene, bene, in condizioni, entusiasmo e grande voglia di continuare il nostro cammino. Questa è la cosa più importante. L'obiettivo lo vedremo alla fine dove possiamo arrivare. Perciò sarà battaglia dopo battaglia, partita dopo partita, e ce la metteremo tutta come abbiamo fatto fino ad ora. Avversario certamente ostico che proprio dopo la vittoria contro la Cina all'andata ha iniziato il suo cammino positivo, campo piccolino, Calì che sfida Cardella per la classifica cannonieri, tanti ingredienti per un giovedì santo che ci auguriamo possa sorridere ai colori molosti. Sì, come ho detto prima, è una battaglia che va affrontata con la concentrazione giusta, con la mentalità giusta, ma soprattutto con l'atteggiamento giusto. Noi dobbiamo entrare in campo consapevoli che davanti abbiamo una signora squadra, una squadra che sta facendo un cammino importante, però di fronte ci sarà una Nocerina agguerrita, una Nocerina che darà il massimo, come ha sempre fatto, per poter portare a casa il massimo del punteggio. Come stanno Crasta e Citarella usciti anzitempo col San Marzano e come stanno Liurni e Mariano che invece hanno iniziato quella partita in panchina? Vabbè, Crasta non ci sarà, però speriamo che non sia grave come sembrava, ma non dovrebbe essere, però poi gli ultimi accertamenti ci daranno la conferma. Citarella sta bene e poi Liurni anche lui sta bene, domenica quando è entrato ha fatto molto bene. E poi Mariano rientra da un infortunio, però è già una settimana che si allena in gruppo e non avrà sicuramente 90 minuti, però potrebbe essere della partita. Rammarico ancora per l'assenza dei tifosi, mancherà il 12° uomo alla sua Nocerina. 12°, 13°, anche 14°. Perché? Perché li conosciamo, sappiamo il valore e l'apporto che ci danno i nostri tifosi, però come ho detto contro San Marzano, sicuramente anche dal computer canteranno i nostri cori e noi dobbiamo sapere che abbiamo tanta gente che sta aspettando il nostro risultato. Grazie. Prima di passare le domande ai nostri ospiti, saluto anche a mia mamma, che ha commentato anche lei, giustamente poi non va bene salutare la fidanzata e non la mamma. Ciao mamma, ti voglio bene. E, Lorenzo, domani può essere un fattore, il mister Nappi ne ha parlato, campo piccolo, Nocerina abituato a giocare su un campo che ha fatto la Serie B, lungo e largo, favorirà sicuramente la Romana, giusto? Quante partite però Nocerina ha giocato su questi campi fino adesso? Quante squadre abbiamo affrontato su questo tipo di campi? Il problema è lo spirito che tu metti all'interno di una partita quando inizia. Tanto lo sapevi anche prima che cominciasse, che c'erano dei campi come quello di domani, che praticamente sono uguali a quello di Piedimonte, insomma, che noi abbiamo a Nocera Inferiore. Per cui potresti giocare anche sulla sabbia, insomma, è sempre l'atteggiamento. È chiaro che loro hanno la possibilità, conoscendolo meglio, insomma, magari sfruttando il fattore casa, anche se non hanno i tifosi, di poterne approfittare. Però io sul fatto che si è penalizzati perché il campo è piccolo, assolutamente no, abbiamo giocato tante di quelle domeniche, su campacci che sono veramente campacci, che domani insomma non può fare specie. Io domani mi aspetto veramente una grande prestazione. A proposito delle parole di Nappi, soprattutto, c'è un grande gruppo. Domani una partita importante, forse la più importante del ciclo delle tre, che ci potrebbe portare al secondo posto. Io mi aspetto veramente una grande Nocerina domani. Luca, sarà un fattore anche Aimone Calì, secondo vice capocannoniere di questo girone per ora. Difesa probabilmente sarà composta da più under che da over. Abbiamo Mazzei però che ha saputo erigere dei muri questa stagione. Sicuramente, come abbiamo già detto prima, noi fortunatamente abbiamo una squadra competitiva. Prima si è parlato di Pinna, a volte quando si pensa a questi giocatori bisogna sapere che loro hanno un bagaglio alle spalle molto importante dell'esperienza che si portano dietro, giocatori come Pinna, Garofalo, appunto Mazzei, che sanno fare la differenza, sanno come certe partite vanno affrontate, infatti sono anche uomini spogliatoio.
e quindi domani mi aspetterò soprattutto da uomini come loro un atteggiamento diverso. Dovranno guidare la squadra in una partita che abbiamo detto ostica, anche il mister Nappi l'ha definito una battaglia, ci aspetterà una battaglia e come abbiamo detto già in precedenza è sicuramente una delle partite più importanti della stagione. Adesso è uno degli scontri diretti per i playoff, quindi va affrontato sicuramente con attenzione, senza sottovalutare l'avversario, ma con la giusta importanza. Speriamo quindi di essere molto decisivi e come diceva prima anche Lorenzo, l'amico Lorenzo, sicuramente l'atteggiamento che noi mettiamo quando scendiamo in campo, quindi quello conterà maggiormente. Matteo, prima abbiamo parlato di Dorato, però ci siamo dimenticati anche di citare Mariano, che stava disputando un ottimo campionato fino a prima dell'infortunio contro la Cavese. Sono ottimi giocatori che hanno solo pagano la giovane età. Esatto, sì, giusto. Lorenzo e Francesco, giro questa domanda a voi sul centrocampo. Citarella è uscito un po' malconcio contro il San Marzano, il mister ha detto che è recuperato. Voi per cosa optereste? Centrocampo over o under? Attacco over o under? Io chiederei al mister, glielo chiederò sicuramente domani dopo la partita, nell'eventualità, perché non gioca Petti? Per mantenere la statura di una squadra che sta giocando in un certo modo, insomma, riportare pinna centrale potrebbe creare, questo è il mio modestissimo parere, delle piccole defiance. Hai un centrale entrato anche sabato, insomma, non ha fatto male, è un calciatore che comunque ha minuti importanti in campionati importanti, però è chiaro, insomma, facciamo sempre opinioni e chiacchiere noi, l'allenatore è lui e quindi sceglie. Centrocampo over potrebbe essere una soluzione, di contro però troverai un centrocampo dove la freschezza atletica di alcuni ragazzi potrebbe metterti in difficoltà. Ricordiamo tra l'altro che Francesco Citarella è arrivato alla 8ª ammonizione, quindi rischia fortemente, insomma, di non esserci domenica prossima. Sono tutte valutazioni che poi l'allenatore dovrà tenere conto praticamente di queste cose. Però ripeto, potrebbe essere una soluzione, non credo che sia quella attuabile domani con il centrocampo pesante over come magari visto con la Cavese. Francesco, mister Nappi, che ha avuto anche il merito di scegliere il portiere giusto, ha detto che Venturi e che Fantoni avrebbe meritato una chance, l'ha avuta ed allora non è più uscito dalla porta. In realtà il mister sabato scorso ha detto che i due portieri sono i migliori della categoria, del nostro giro della categoria, quindi io sono d'accordo, condivido questo parere del mister. Purtroppo ne gioca uno solo e magari l'alternanza potrebbe creare qualche problema, quindi è stato scelto dopo l'infortunio di Venturini di proseguire con Fantoni, anche quando poi Venturini è rientrato. Venturini in prima parte di stagione forse il migliore, ricordo le parate che fece contro l'Ostia Mare, e Fantoni anche adesso è stato uno dei migliori. E quindi credo che davvero abbiamo indovinato due giocatori in un ruolo che è quello della porta, fondamentale in questa categoria. Lorenzo, il Guida visto contro il San Marzano merita un'ulteriore chance per il giocatore? Assolutamente sì, le qualità di Michele non le scopro io. Purtroppo, insomma, è un calciatore che ha avuto qualche momento no, che magari si è protratto, però è un calciatore che può dare tanto e domani è una di quelle partite dove effettivamente, insomma, sugli esterni, io credo che sugli esterni fondamentalmente domani si decida la partita. Credo che anche Nappi, di solito quando un calciatore fornisce una buona prestazione è sempre il primo poi a riconfermarlo. Mi auguro per Michele, mi auguro per me e per tutti i tifosi della Genoa che domani possa segnare un altro gol importante e farci tornare a fare lo struscio in maniera felice e contenta domani. Nel frattempo chiederei ai nostri amici da casa, visto che a loro non è stato chiesto, che formazione schiererebbero domani se potessero schierarla, e nel frattempo giro la domanda ai nostri ospiti qui. Iniziamo da Lorenzo.
la domanda qual è, che formazione scegliere? Te l'ho detto prima, la mia te l'ho detta prima, cioè nel senso che praticamente io credo, dalle ultime parole, dalle ultime cose, che domani giochi comunque Pinna, quindi Esposito andrà a sinistra, probabilmente sarà riconfermato Dorato, per cui credo anche che il centrocampo sia quello di domenica scorsa, perché hanno giocato un'ottima partita i due che sono stati impiegati, anzi i tre. Poi magari può cambiare qualcosa davanti, però la formazione fondamentalmente ne discutiamo, perché il problema lo abbiamo dietro. Mi sembra, anche dal modo di pensare dell'allenatore, che sia già stata fatta la scelta, quindi bisogna soltanto accettarla, ovviamente, sperando che per la prima volta, giocando da difensore centrale Pinna, la Rosina possa segnare e possa vincere. Io credo che comunque la fine della formazione sarà quella, cioè con gli under sulle fasce, Pinna e Mazzei centrale. Poi vedremo se farà qualche cambio, opterà per qualche cambio al centrocampo, e in attacco credo giocheranno Liurni, Cardella e Guida. Prima di sentire il parere dei tifosi, leggiamo il commento di Antonio Pistano, che scrive: la stessa formazione che ha vinto contro il San Marzano, ovviamente ricordando che Crasta si è infortunato, quindi comunque deve essere sostituito, però chiediamo a Luca e poi anche a Matteo se comunque loro schiererebbero la stessa formazione, ovviamente cambiando giusto questo Crasta in difesa, questo piccolo pezzettino, questo piccolo cambiamento in difesa. Ovviamente parere da tifoso può essere sempre relativo, insomma. Io avrei optato anch'io per Pinna sulla fascia, perché con Pinna sulla fascia c'è una spinta maggiore, e quindi non lo sposterei centrale e manterrei comunque gli stessi 11 più o meno della squadra contro il San Marzano, quindi farei solo questo cambio in difesa. Comunque la squadra sta giocando bene, esprime un bel calcio, e quindi non andrei a modificare. Ovviamente, come diceva anche Lorenzo, è giusto tenere presente anche un po' la condizione dei giocatori, soprattutto i cartellini, come il caso di Citarella, che ha raggiunto già le 8 ammonizioni. Quindi il mister saprà dove andare a toccare, diciamo, la squadra, dove andare a modificare qualcosa. Però penso che il problema principale domani sarà appunto in difesa, la mancanza di Crasta, e quindi vedremo un po'. Io spero appunto che Pina rimanga sulla fascia per una spinta maggiore, mettendo casomai inserendo forse Petti centrale, e quindi mantenendo Pina sull'esterno. Matteo, tu sei d'accordo? Sì, benissimo. In conferenza Valerio ha fatto una domanda molto bella, secondo me, a Mister Nappi. Ha detto: quale aggettivo darebbe alla Nocerina vista fino a Natale, e quale aggettivo invece darebbe alla Nocerina vista da gennaio in poi? Il mister ha detto che l'aggettivo per la prima Nocerina è confusa, e invece per la seconda Nocerina non ha trovato aggettivi praticamente. Ha detto che non può solo che ringraziare i suoi ragazzi e tutto il gruppo, compreso lo staff e la società. Lorenzo, tu che aggettivi daresti a Nocerina? Determinata. No, parliamo alla io la prima, non è inutile considerare il primo capitolo, la prima Nocerina che per tante ragioni, insomma, c'è stata proprio una debacle. Insomma, noi siamo partiti, io ricordo con Valerio, abbiamo visto le prime amichevoli, avevamo veramente la convinzione di avere una corazzata, salvo poi col passare dei giorni capire che probabilmente, insomma, il mare era increspato, il condottiero, insomma, fosse poco capace e incline a portare questa nave. Dopo invece le cose sono cambiate, quindi, insomma, quella parte non mi interessa, è stata una debacle totale. Dopo invece no, oggi vedo una squadra determinata, una squadra forte, una squadra che ci crede, e quindi ci ha coinvolto. Speriamo di crederci fino alla fine anche noi. Francesco, sei d'accordo con Lorenzo? Sono d'accordo con Mister, che ha descritto la prima Nocerina come confusa, perché purtroppo credo sia l'aggettivo che più possa essere associato, e sono d'accordo con Lorenzo, una Nocerina più determinata nella seconda parte di stagione. Prima di sentire il parere degli altri ospiti, dico la mia. Io la Nocerina della prima parte di stagione direi più che altro nervosa, perché spesso si è trovata purtroppo a inseguire l'avversario,
e il nervosismo l'ha fatta da padrona, Nocerino che non riusciva spesso a recuperare la partita, o magari la recuperava, si fermava, non cercava di vincerla e o risubiva il gol o la partita finiva in parità. Alla Nocerino invece la seconda parte di stagione, sono d'accordo con mister, cioè, forse non ci sono aggettivi perché... Bella, sì, perché per come era partita... Per come poi è ripartita il giorno di ritorno, nessuno ci aveva puntato un centesimo sulla Nocerina, invece siamo lì al secondo posto e a sperare in un eventuale ripescaggio. Tu, Alessia, invece? No, sono d'accordo con te, ti ho detto la seconda parte di stagione è bella perché la Nocerina con Mister Nappi, con gli innesti del mercato invernale, ha cominciato a giocare perché evidentemente prima non l'ha fatto. Sono arrivati i risultati, è arrivato il gruppo. Io lo scrivo da gennaio che l'unione è quello che conta e non credo ci possa essere cosa più bella e diciamo che alla base di un gioco forse c'è l'unione, perché se non c'è questa non penso che la squadra riesca, e l'abbiamo visto nella prima parte di stagione, non riesca a mettere in atto le idee del mister. Forse inizialmente il mister era confuso, aveva tanti giocatori, ne abbiamo già parlato, ma se non c'è gruppo non si può iniziare a giocare e questa è la cosa più importante. Luca, una Nocerina che nella prima parte di stagione faceva fatica, non era bella anche perché molto spesso interpreti che ora sono stati decisivi come Tunnetti, Vecchione, Citarella, o erano messi fuori ruolo o non giocavano. Questo dà ancora più merito al lavoro del mister, che ha saputo mettere i giocatori nelle posizioni a loro più confacenti. Sicuramente il mister in questa seconda parte, anche con il mercato, è stato aiutato, diciamo agevolato nelle scelte. La prima parte di stagione purtroppo rispecchia un po' la situazione che noi abbiamo vissuto a livello societario nella prima parte. La prima parte di campionato con una società un po' non organizzata forse al massimo, la squadra ne ha risentito, infatti anche la squadra, se devo dare un aggettivo, l'avrei definita caotica. Non c'era un gioco corale, non c'erano a volte delle scelte precise, si è cambiato tanto, non si era trovata ancora forse una quadra, quella decisiva insomma. Nella seconda parte invece, con un mercato di disposizione, con degli acquisti e ovviamente sapendo toccare le corde giuste, il mister ha saputo dare un equilibrio, quindi bene così, va bene così. La seconda parte infatti abbiamo visto una squadra più quadrata, più corale, un gioco che a volte, anche se non ha dato i suoi frutti, però ha prodotto comunque tanto. Siamo una delle squadre che ha tirato anche maggiormente in porta, abbiamo fatto partite a volte, per esempio come contro la Cavese nel derby di qualche domenica fa, dove la Nocerina ha dominato il gioco per 90 minuti essendo stata sfortunata, poi anche quello che è successo con l'arbitro che ha annullato un gol abbastanza regolare, e quindi a volte non abbiamo ricevuto quello che ci toccava, però l'importante è lo spirito giusto, è la quadra, è il mister ha saputo toccare quelle corde e va bene così adesso. Matteo, i tuoi due aggettivi? Allora, la Nocerina del primo capitolo non fa testo, era lo specchio identico della società. Società, squadra, era una sola cosa. Adesso la squadra è più, la vedo più vera, come la vogliamo noi tifosi. È una squadra che sa quello che deve fare e dove deve arrivare. Vai Alessia, leggi i commenti dei nostri amici da casa. Sì, leggiamo i commenti che arrivano. Charlie D'Agosto, nella prima parte una Nocerina gelatinata, i fotomodelli erano sempre impeccabili, nella seconda concreta. Sono d'accordo. Ottimi aggettivi. Vincenzo Leone scrive: per me il girone della Nocerina è il più scarso. Punto di vista. Lorenzo, cosa ne pensi? È il più scarso? No, perché credo, visto che io seguo anche il girone F e mi diletto a vedere anche le altre partite, è un girone dove invece si gioca molto a calcio. Il paragone è facile, noi abbiamo fatto il girone H per diverso tempo, insomma qua ci sono tutte che cercano di giocare a pallone, ci riescano meno, poi le posizioni standardizzano il valore della rosa. Mentre nel girone H, tolte quelle 5 squadre, il resto era veramente una mandragata, portare su un risultato con delle squadre era veramente difficile.
Quindi io non sono assolutamente d'accordo, probabilmente perché qualcuno non ha visto alcuni gironi del nord, probabilmente insomma dice questo. Io sono d'accordo con te perché a Nocera facciamo l'errore di pensare alla squadra e pensare alla piazza, e se la piazza non è importante facciamo l'errore di dire vabbè, la squadra è scarsa e facilmente battibile, ma non è così. L'esempio può essere la Romana, che fino a poco fa era al secondo posto, si sta giocando i playoff con noi e praticamente non ha tifosi, è una squadra che neanche esisteva fino all'anno scorso. Quindi non dobbiamo fare l'errore di pensare alle piazze, perché oggi, l'ho detto già prima e lo ripeto, purtroppo è importante la forza economica. Se una squadra si costruisce una buona rosa, chiaramente è più facile vincere il campionato così. Probabilmente, scusate se... Probabilmente è anche uno dei gironi forse più sottovalutati, come tanti di noi facciamo. Quest'anno ne abbiamo avuto la prova, abbiamo visto in tanti campi, anche fuori casa, vediamo alcune squadre che a volte lottano, giocano con il sangue agli occhi. E rispondendo anche a un commento di prima, precedente, dove è stato detto perché questa squadra dovrebbe giocare per il secondo posto. Queste sono partite in cui queste squadre più piccole appunto trovano la motivazione nella squadra più grande, cioè nel confronto con squadre così costruite per vincere il campionato, quelle bastano già a motivare una squadra che effettivamente può esordire oppure non ha obiettivi. Già ben figurare contro queste squadre per me può essere già una buona prova, ok? Quindi definiamolo un girone sottovalutato più che altro. Per chiudere sono assolutamente d'accordo. C'è anche una cosa importantissima: queste società hanno la capacità di costruire in casa dei talenti, hanno la capacità di far giocare dei ragazzini che su 10 ne escono 5 e continuano a fare il loro percorso di crescita. Ecco, io credo che sia importante nel caso in specie del nostro girone, questa, la Romana è una di queste squadre, l'Ostia la stessa cosa, quindi si costruisce mattone dopo mattone. È chiaro che queste squadre non avranno mai l'ambizione di poter vincere, e così come anche il COS ha fatto una prima parte di stagione, ragazzi, che giocava un calcio che era uno spettacolo, 4 gol a destra, 5 gol a sinistra, insomma mi sembrava la Transiberiana per come corresse. Ha fatto un discorso con tutti i ragazzi dell'isola, inevitabilmente ne ha venduti già 4-5, 2 e un'anteprima vanno in Serie C, e ha costruito il patrimonio per i prossimi 2 anni. Magari ad averne dirigenti che possano pensare, però poi alla fine è chiudo. Noi sappiamo che Nocera non è una piazza che potrebbe accettare 7 ragazzi under da mettere in mezzo al campo. Quindi per questo il campionato, questo girone non è assolutamente scarso, per niente. Noi avevamo Dorato e Mariano, che praticamente erano 2 oggetti misteriosi, e poi sono stati schierati titolari per una serie di cose, una serie di infortuni, e abbiamo visto tutte le prestazioni che hanno sfornato. Quindi certe volte sì, bisogna anche saper puntare sui giovani, bisogna avere l'occhio giusto. Ciao papà, prima che finisci il campionato ti aspettiamo tutti quanti a San Francesco. Assolutamente. Proseguiamo con i commenti. Francesco Spina scrive: buonasera, Unione degli Spogliatoi è fondamentale. Poi scrive: già il nome della squadra come la Nocerina basta e avanza. Proseguiamo con gli altri commenti, con Felice Senatore che chiede: con Penna sulla fascia, il problema dell'Under 2004 dove viene inserito? Gli Under 2004 sono 2, quindi oltre il portiere Mister Nappi dovrà decidere appunto dove farlo schierare, ma in teoria dovrebbe essere Bernardo Esposito sulla fascia 2004, che ha giocato diciamo per un paio di mesi, poi si è fermato anche complice l'infortunio che ha avuto, e poi però è stato appunto durante l'infortunio appunto sono state provate altre formazioni che hanno funzionato, quindi per questo è in panchina, ma abbiamo visto già le altre domeniche che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto, quindi domani potrebbe essere diciamo per lui motivo di grande sicurezza in più, ecco. L'altro 2004 è Giacomo Rossi, che diciamo personalmente io quest'anno fatico un po' a capire, sforna buone prestazioni contrapposte a prestazioni non proprio positive. Francesco, tu a proposito del 2004 schiereresti Esposito o Rossi?
Allora, se schieri Esposito significa quindi sposti Pinna centrale, e quindi dipenderà, come diceva prima Lorenzo, il mister credo siano 4 notti e 4 giorni che non ci sta dormendo su per risolvere questo enigma di under e di scelte, quindi credo che ci penserà anche stanotte, anche domani, e poi farà la scelta migliore, ecco. Io non so se il mister Nampi è scaramantico o meno, però dopo la domanda di Valerio l'ho visto un po' perplesso, quindi possiamo anche aspettarci un pinna terzino sinistro. Luca, tu invece quale dei due 2004 insieme chiaramente l'altro e Fantoni schiereresti? Vedrei Pinna sulla fascia e quindi schiererei Rossi. Inserirei Rossi, anche se effettivamente Rossi per poter giocare poi titolare a volte viene inserito anche nei tre di centrocampo, forse che non è proprio il suo ruolo naturale, quindi non riesce a dare il meglio di sé. Come abbiamo visto, Rossi quest'anno è stato anche un jolly effettivamente nella nostra rosa, perché all'inizio è partito nei tre di attacco, successivamente poi è stato spostato anche nei tre di centrocampo. È un giocatore abbastanza duttile, essendo un jolly può essere utilizzato in diverse parti del campo, e a noi in certi momenti del campionato ha fatto pure comodo questo, quindi io schiererei Rossi perché vedrei Pinna sulla fascia. Ecco, un'altra soluzione, Lorenzo, potrebbe essere appunto Pinna sulla fascia, Dorato a destra come terzino e Mariano in quello che è effettivamente il suo ruolo naturale, ossia il difensore centrale. Sarebbe una responsabilità troppo grossa, a mio avviso, in una partita così delicata. Certo, mister Nappi è un uomo che l'anno scorso e anche l'anno prima ha fatto giocare la sua squadra con 7 under, addirittura partite in cui veramente insomma erano più ragazzini che persone adulte allo stadio. Però Arzachena è un conto, non c'era un altro. Domani è una partita importantissima, Mariano sta facendo bene da terzino, anche se effettivamente poi tra l'altro ricordiamo che a detta di mister Nappi non hai 90 minuti nelle gambe. Domani ci vuole una squadra con le palle, inevitabilmente, perché domani giochiamo una partita contro una squadra che ci farà, non lo posso dire, non è troppo volgare, comunque ci farà correre brividi lungo la schiena, perché la squadra gioca veramente bene a pallone. Quindi ci vuole gente tosta, gente che non ha paura, gente che non deve tirare indietro la gamba, e far sì che si possa dimostrare che la Nocerina è un conto e la Romana è un altro. Francesco Saverio Attanasio ci dice: c'è anche l'opzione Gadaleta al posto di Rossi, ne abbiamo parlato già prima. Gadaleta sì, è sicuramente un'ottima soluzione, però il problema è la forma fisica, che inevitabilmente non sarà delle migliori. Prima per via dell'infortunio, poi è tornato, non è mai partito titolare, ha giocato pochi spezzoni ed è stato praticamente squalificato per quattro giornate. Quindi Gadaleta sì, ma forse più a partita in corsa per anche recuperare, mettere minuti nelle gambe. Prima di leggere le ultime domande, perché ormai sono le 10, quindi è già passato un'ora e mezza, ci avviamo alla conclusione perché domani qualcuno deve andare in trasferta, si deve svegliare presto, come qualcuno qui in regia, ricordiamo una bella notizia, anzi ne diciamo due. Sinner ha vinto, quindi è bello, perché un italiano vince, quando vince è sempre bello. E un'altra bella notizia sono le 50 presenze di Lorenzo Liurni. Domenica, anzi sabato, appunto sono state 50, tant'è vero che appunto gli è stato dedicato anche uno striscione che avete visto sulla nostra pagina, e diciamo che poteva essere, come posso dire? Suggellato da un gol. Esatto, suggellato da un gol che però è uscito fuori di poco, infatti anche Mr. Nappi l'ha detto, è stato un peccato perché sarebbe stato veramente l'occasione giusta per festeggiare, anche se in uno stadio vuoto, quindi non diciamo nel posto migliore, ma anzi al momento migliore, perché il posto migliore lo è sempre, però è comunque importante. Ma speriamo che Lorenzo domani, come ha già detto anche Mr. Nappi, si è ripreso al 100% da quel piccolo infortunio che ha avuto, però speriamo già che domani possa diciamo raggiungere il gol che domenica, sabato, gli è mancato. Da Luca verso sinistra, qual è il vostro ricordo, il primo che viene in mente legato agli urni? Allora, ricordiamo già nell'esperienza passata gli urni che aveva lasciato un buon segno qui a Nocera, fornendo delle belle prestazioni. Quest'anno ci ha fatto vivere emozioni intense, non c'è un ricordo in particolare. A me fa piacere perché è uno dei giocatori che effettivamente
dal 100% in campo, è l'espressione del molosso, per come si vuol dire, è quello che mette la garra, come la chiamano in Sud America, la grinta, ed è un vero molosso, per questo io lo apprezzo come giocatore, come professionista. In ogni partita da lui disputata non ho mai visto una partita senza grinta, a volte sì sottotono, forse per la stanchezza, ma mai senza grinta, quindi un giocatore decisivo soprattutto quest'anno per la Nocerina. Matteo, per te il ricordo che ti viene in mente? Sono d'accordo con Luca, è vero mosso. Francesco e Lorenzo? Io sono del parere che bisogna amare solo la maglia, però Lorenzo Liurni è uno dei giocatori a cui mi sono più affezionato in questi ultimi anni. E il ricordo che ho è legato a due gol su punizione, quella contro il Casarano e quella contro il Fasano, che sono state due bombe praticamente tirate all'incrocio, che sono tutte e due sotto la curva, quindi sono due gol che io personalmente non dimenticherò mai. 50 partite 20 gol, grazie per avermi fermato. 50 partite 20 gol non sono pochi, insomma Lorenzo è un ragazzo pugnace, sanguigno, insomma sì, bellissime le cose, però io poi sono sempre portato, proprio perché forse è boomer, a ricordare le cose più recenti. La partita con Lazio l'ha cambiata, l'ha stravolta. Il secondo tempo è stato praticamente, insomma, veramente qualcosa di eccezionale, mi sembrava indemoniato. E quindi è un ragazzo che può dare tanto, è un ragazzo che probabilmente, ma questo io gliel'ho anche detto affettuosamente, con una testa diversa, probabilmente avrebbe potuto fare anche una carriera diversa. Proseguiamo con il commento di Francesco Spina, che scrive: dato che siete in chiusura, un mio umile pensiero, la Nocerina si ama, non si discute, forza Molossi e un saluto a tutti in studio. Ricambiamo con affetto e siamo veramente d'accordo con te. Proprio come hai detto tu, siamo in chiusura, quindi porgiamo le ultime domande agli ospiti. Prima quella di Paolo Buffardi, a cui Lorenzo ha già risposto. In realtà Paolo chiede: durante la conferenza stampa di oggi mister Nappi mi sembrava molto disinvolto, è successo qualcosa? Chi devo dire? Lorenzo. No, io. Non c'ero, però faccio mio le parole del fratello Valerio. No, è proprio così, lui è teso perché sa che è arrivato al dunque, non c'è assolutamente nessun problema, lui è proprio così di natura, insomma, quindi tranquilli che quando è così è meglio, perché è carico a molla, quindi probabilmente sarà studiando, insomma, qualcosa che domani ci sorprenderà. Parlando di un argomento che è già stato messo in mezzo prima, Lorenzo vuole rispondere a questa domanda. Giuseppe Gaeto chiede: ma io dico, ma la società ha intenzione di puntare alla domanda di ripescaggio? Allora, noi abbiamo deciso di non parlarne, nel senso che è stato affrontato ripetutamente con Ciccio Cumo, che ha fatto tutta una serie di elucidazioni. Ci vogliono delle cose, ci sono gli organi preposti, la società si è espressa, lo farà pubblicamente anche con una conferenza, ma ci vogliono altre cose, ci vuole che il comune faccia delle cose. Tra l'altro oggi è uscita la graduatoria dei fondi dei sport e periferie, c'è Nocera, ma non è Nocera inferiore, è Nocera Umbra, per cui anche questa, che era una chance e poteva venire incontro alle esigenze, oggi ci penalizza. Ma per fare lo stadio ci vuole poco, ci basterebbero anche 40 giorni, sediolini, torre faro e bagno disabili sono le priorità. Però ripeto, è un argomento che noi non affrontiamo fino a che non avremo la certezza e la contezza di poterne e doverne parlare a ragion veduta. Ragazzi, chiedo ai due tifosi e a Francesco Ponticelli un pronostico per domani, chi sarà l'uomo decisivo? Allora, io dico Liurni e Cardella, e quindi 0-2. Vai Matteo. Come ti ho risposto prima, l'importante è la maglia, l'importante è che vince la Nocerina. Anche io dico 2-0, Liurni e Cardella. Siete talmente tanto ottimisti che va bene così. Per me è un po' più difficile, però comunque sono convinto almeno del fatto che faremo una grande partita.
Io anche, mi aggiungo anche io, faccio me stessa domanda e anche dico Liurni. Cardella secondo me domani non segnerà ad Alessia. No, non vabbè, l'importante è che vinciamo, poi segno assolutamente, sempre. Però ovviamente se segna Liurni siamo contenti per quello che abbiamo detto prima, perché comunque è sempre bello festeggiare un traguardo importante, soprattutto come ha sempre detto lui, una piazza importante come quella di Nocera, l'importante è vincere, sono d'accordo con Matteo, poi chi segna, può segnare anche Fantoni, basta che segniamo domani. Ecco, visto che siamo in chiusura, ringraziamo i nostri sponsor, Ottica Bicella, Baresta, Seote San Giorgio e Enjoy Caffè. Inoltre ricordiamo ancora una volta che essendo domani partita a porte chiuse, i modi per seguire la partita di domani saranno due: o la radiocronaca di Francesco Belsito e Nello Marmo, che andrà più o meno in onda intorno alle 14.10-14.15, oppure per chi volesse ascoltare la telecronaca di Ciccio Como e quindi vedere direttamente la partita, basta acquistare cliccando il link che è presente su tutte le nostre pagine e appunto seguire la partita direttamente. Ormai siamo in chiusura, come ha detto Francesco, quindi iniziamo a ringraziare gli ospiti. Questa volta parto dalla fine ringraziando Francesco, ringraziando Vincenzo Pedrosino di Enjoy Caffè. Esatto, troppi Francesco. Esatto. Di Enjoy Caffè, che come sempre, ormai in poco tempo ha fatto tutto. La regia ormai la sa fare meglio di Ciccio Como, che cosa possiamo dire più? Accuse pesanti, eh? Oggi il direttore di Vincenzo. Ringraziamo ovviamente anche Valerio, che questa sera ha deciso di farsi sostituire da Francesco Puffardi. Spero di averlo sostituito bene. È lì che ci ha giudicato dietro le quinte. Esatto. E quindi ringraziamo anche gli ospiti. Iniziamo da Lorenzo Refice. Grazie e forza Nocerina sempre. Proseguiamo con Francesco Ponticelli. Grazie a voi e forza Nocerina sempre. Proseguiamo con i due tifosi, iniziamo da Luca, che questa sera appunto essendo sceso per le vacanze di Pasqua è stato ospite della nostra trasmissione e speriamo che prossimamente possa esserlo di nuovo. Sicuramente, spero ci sarà un'altra occasione, ringrazio voi per l'ospitalità, per l'invito, ringrazio l'amico Valerio, un grandissimo giornalista, ringrazio la redazione di Forza Nocerina. E ringrazio anche voi conduttori e auguro sempre il meglio, forza Molossi. Infine terminiamo con Matteo Manzo. È un piacere stare in mezzo agli amici quando si parla di Nocerina, come diceva Lorenzo, sempre forza Molossi. Alessia, tu hai salutato tutti ma non abbiamo salutato te, quindi ti saluto io, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te, grazie a voi, ci vediamo la settimana prossima, augurandovi una serena Pasqua a tutti quanti, sperando che la Nocerina non vinca, così possiamo essere non sereni, ce la felici. Esatto, non intossichiamoci. E niente, buona serata a tutti e forza Nocerina. Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2.